Pompilio Forgione. No. Devi allontanare dal microfono. Pronto? Sente meglio questo? Benissimo. Buonasera a tutti. Grazie a Salvatore D'Onofrio. Salvatore D'Onofrio, fammi fare il tuo nome. Tu mi hai chiamato e quando Salvatore mi ha detto, caro Pompilio, avrei in animo di fare un convegno, un incontro con alcuni miei amici, li hai definiti così. Il tema è questo, la presentazione di un libro. Sono rimasto entusiasta. Vorrei lanciare questo messaggio. Con Salvatore c'è un ottimo rapporto. Non solo con Salvatore, un po' con tutti, ma quando portiamo avanti il discorso culturale, Salvatore è sempre nei primi posti. Io lo ringrazio per questo, lo dico pubblicamente. Saluto l'assessore Sanzari, Elena Sanzari, per essere qui alla cultura. Consentitemi un cordiale benvenuto al professore De Vita, che ho avuto il piacere di conoscere questa sera. È la prima volta che viene a Solopacco, professore. Io la invito ancora per il futuro, se sarà dei nostri, per me sarà una gioia. Un saluto a tutti voi. E per la verità, caro Presidente, io non so se chiamarti adesso Presidente o corista, perché sei nella doppia veste. A proposito di coro, i miei saluti e i miei complimenti al coro, veramente sono bravissimi, li ho ascoltati anche altre volte. In particolar modo al maestro Michelangelo. Ci sono anche le coautrici qui, ecco qui nella locandina, benvenuto anche a loro. Il tema è un po' un tema da mettere, tra virgolette, sotto inchiesta, perdonatemi questo termine, nel senso che Don Giustino, buonasera, benvenuto anche a lei, ci siamo conosciuti stasera. Non so, ne parlavo con l'avvocato Tanzillo mentre eravamo qua insieme. È un mio pensiero, ma non, probabilmente non solo il mio. Se questa festa, è giusto definirla festa, Don Giustino, è più una tradizione o più una vocazione, vocazione inteso come la predisposizione dell'animo verso il richiamo ecclesiastico. I battenti che ci sono, ovviamente hanno una forte devozione verso la Madonna dell'Assunta, non arriverebbero a tanto, i flagellanti così definiti. Però la gente a volte si chiede se è un fatto solamente, è più forte la tradizione o l'altro, il richiamo verso, ripeto, l'aspetto ecclesiastico. Io sono sicuro che il professore che ha creato un libro qui, dopo ricerche notevoli, ovviamente, ci dirà un po' qualcosa in più, perché è l'esperienza, è colui che ha vissuto e che ovviamente ha interpretato tante situazioni, tante persone che hanno vissuto questa manifestazione. Concludo qui, però vi voglio lanciare un messaggio. Noi qui a Solopacco abbiamo la Madonna del Rosetto, con Giustino. Ebbene, poiché l'avvocato Tanzillo, Sandro, perdonami, un'occasione questa ghiotta per poter dire quello che ci accingiamo a fare. Sandro ha fatto degli studi sulla Madonna del Rosetto e ci auguriamo che tra Natale o prima di Natale, Natale e Santo Stefano, Natale e Capodanno, di presentare questo libro di Sandro, dell'avvocato Tanzillo, dove noi andremo tutti a fare delle riflessioni sulla nostra Madonna del Rosetto. E chissà che non verranno riflessioni più grosse da parte di tutta la cittadinanza. Questo è il mio augurio. Cosa voglio dire? Convegni su questa materia, come quello di questa sera, e di quello che faremo noi, perché lo studio già è stato effettuato, sono importanti per capire noi le nostre tradizioni,
solo Bacca è un paese ricco di tradizioni, Quarto è un paese ricchissimo di tradizioni. E concludo, ci accomuna quest'anno la città europea del vino. È un fatto importante, ci sono tanti aspetti di una comunità, c'è la Chiesa, c'è la comunità, c'è la società, c'è il discorso economico, la società è composta da tanti, tanti fattori. E allora c'è anche questa, come dire, comunanza con Guardia Sanpramonti, perché con Floriano Panza, con il sindaco di Castelvenere, Sant'Agata, e con Recuso e il sottoscritto, stiamo portando avanti, pur essendo, lo dico, per dovere di cronaca, la profila Guardia Sanpramonti, stiamo portando avanti un discorso importantissimo per le nostre menti. Noi ci auguriamo che la gente possa capire, ne parlavo con il dirigente della Lagrafe, che io saluto del Comune di Guardia Sanpramonti, col professore, per me, ma un po' per tutti, è un processo culturale. Anche gli agricoltori che debbono ragionare in un modo diverso da quello come si ragionava una volta. Anzi, se si ragionava come si ragionavano i nostri genitori, forse ragioneremmo meglio, caro Salvatore. Mi chiedeva, diceva una cosa sulla quale io vorrei fare una riflessione. Perché oggi, perché mio padre tornava alle 6 o alle 7 di sera, prima, e oggi dalla campagna si torna alle 10? Perché mio padre, esatto, perché mio padre era più tempo lì e curava molto di più il nostro terreno. È vero, sempre una battuta, ma battuta non è. Ebbene, con queste considerazioni io vi invito tutti, estenderemo gli inviti per quando noi parleremo della nostra Madonna del Roseto qui a Solopacca, a tutti voi, perché sono sicuro che a partire da Salvatore, dalla Provoco, da tutte le associazioni e da voi stessi, anche caro professore De Vita, porterete il vostro contributo notevole. Grazie. Allora, subito dopo il sindaco, l'assessore alla cultura del comune di Guardia Sanpramonti, Elena Sanzari.